Quella cuciniamo insieme ad Andrea i biscotti del gatto pardo. Curiosi? E allora, amonin in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presenterò un biscotto ricco di storia, ricco di letteratura, ricco di ciò che è la cultura della mia terra, della Sicilia. Sto parlando di un biscotto cosiddetto riccio del gatto pardo. Perché del gatto pardo? Perché a quanto pare questo biscotto nasce in un convento di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, nel convento appunto delle monache di clausura. Le monache di clausura, ovviamente, come tutte quante le monache di clausura, non facevano entrare nessuno all'interno del convento, ad eccezione di Giulio Tomasi di Lampedusa, antenato di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del celeberrimo romanzo Il Gattopardo. A quanto pare, soltanto lui, stiamo parlando del XVII secolo, lui e il re di Napoli avevano l'autorizzazione a poter entrare all'interno di questo convento di monache di clausura. Il re di Napoli, in quanto re di Napoli, e lui perché discendente diretto di colui che ha fondato questo monastero. Come sapete benissimo, ovviamente, monache di clausura sono di clausura un trasenullo, ovviamente. Lui di questo fatto se ne privilegiava talmente tanto che andava spessissimo a trovarle e beneficiava di tutte quelle che erano le loro leccornie, perché le suore preparavano tantissimi dolci, come in quasi tutti i monasteri siciliani. La pasticceria siciliana nasce nei monasteri e nelle mani fatate delle nostre monache. Anche a Palma di Montechiaro, nel monastero del Rosario, le monache avevano tantissime ricette e sostenevano le spese del monastero vendendole i loro pasticcini. Tra tanti pasticcini c'era questo biscotto riccio denominato del Gattopardo, appunto perché a quanto pare era il preferito di Tomasi di Lampedusa. Che si chiederanno: e come facevano a vendere i dolci se erano in clausura? Perfetto, domanda più che legittima. E arriva la risposta: loro riuscivano a commercializzare i loro pasticcini con l'esterno tramite la rota. La rota è quell'attrezzo che si usava anticamente, dove all'interno si poggiavano in maniera del tutto appunto anonima, perché non c'era neanche un contatto visivo dall'una e dall'altra parte, i bambini non voluti, non desiderati. Veniva appunto girata essendo una ruota e le monache li prendevano in custodia e da lì nasceva l'orfanotrofio. Con questo sistema loro vendevano anche i loro pasticcini, quindi da una parte pagavano e dall'altra parte poi uscivano i pasticcini ordinati. Questa è una storia veramente molto ma molto bella. Il dolce è semplicissimo, di una facilità disarmante, però è di una bontà pazzesca, perché come sapete benissimo, spesso le cose più buone sono quelle più semplici, ma la cosa bella è il profumo e il sapore della storia della mia terra, la storia del Gattopardo. Adesso, come dico sempre, sporchiamoci le mani, ma neanche tanto, perché la ricetta è semplicissima, facilissima, ma più che altro buonissima. Quindi girate da questa parte e vedete tutto da vicino. Anzi, prima di girare da questa parte andiamo a ricavare la farina di mandorle. Ovviamente tutti gli ingredienti, che poi sono veramente molto semplici, li troverete giù in descrizione, perché è un biscotto di mandorle. Sapete benissimo che Agrigento e tutta la provincia è famosissima per la mandorla di altissima qualità che hanno. E quindi le monache con le mandorle facevano tantissimi dolci, tra cui questo qua che è il riccio del Gattopardo. Allora, o vi procurate la farina di mandorla già pronta, o ve la andate a fare voi. Niente di più semplice. Mandorle pelate all'interno di un frullatore. Se non avete le mandorle pelate e avete quelle col pelo, le spelate lasciandole in ammollo in acqua tiepida per un paio di minuti, le cacciate fuori, le asciugate e poi la pellicina si leverà con molta semplicità. In questa prima fase andiamo ad ottenere la farina di mandorle. Quindi, frullatore ad impulsi, altrimenti caccia fuori l'olio e poi diventa un problema. Quindi senza fretta, massima velocità per 2-3 secondi e abbassiamo. Adesso vi faccio vedere. Questo fa sì che la mandorla non si riscaldi e quindi non faccia trasudare i loro oli essenziali e resta bella asciutta. Andiamo a vedere. Pronta. Diciamolo. Perfetto. Eccola qua.
Visto? Facile, facile. È rapido. E risparmiate anche un po' di soldini, perché la mandorla già ridotta in farina, quindi la farina di mandorla costa di più rispetto alla mandorla pelata. E la mandorla pelata rispetto alla mandorla col pelo. Faccio un po' di sbarazzo e continuiamo la ricetta. Perfetto, in una ciotola mettiamo lo zucchero, la scorza grattugiata di un limone. Ovviamente parliamo sempre di limoni non trattati, mi raccomando. Andiamo a ricavare soltanto la parte esterna del limone, stando attenti a non grattugiare anche l'interno, la polpa bianca, perché è quella che è un po' amara. E mettiamo dentro. Vediamo la farina di mandorle all'interno del contenitore, in questo modo, e cominciamo ad inserire due uova. Impastiamo. Aiutiamoci prima con magari una forchetta, un cucchiaio e poi continuiamo con le mani. Dobbiamo ottenere una pasta di mandorle. Dobbiamo cercare di ottenere un impasto semisolido, quindi né troppo liquido né troppo duro. Deve essere gestibile possibilmente o da, sapete, quelle macchinette per fare i biscotti, quelle di casalinghe, oppure da una sac à poche. Ok, questa qui è la consistenza, ok? Quindi come vedete comunque è gestibile. Allora, ottenuto questo impasto comunque semi morbido, più tendente al solido, possiamo o adottare il sistema del classico, la classica pistola o siringa tagliabiscotti con possibilmente l'inserto quello a stella, oppure inserite il tutto all'interno di una sac à poche con il beccuccio, quello per fare, per che vi posso dire, la pasta bignè, quindi quello liscio e largo. Adesso vi faccio vedere poi con questo sistema come farò i ricci, perché con quel sistema escono già ricci di suo, quali dovremo andare a creare noi. Quindi sac à poche, beccuccio, quello che avete, se avete il riccio ancora meglio, se no con questo liscio adesso vedete come creare i ricci, teglia, carta forno sopra e cominciamo a fare i nostri biscotti ricci del Gattopardo. Dobbiamo fare dei cilindretti di 6-7 centimetri, massimo 8. Distanziati un paio di centimetri l'uno dall'altro. Adesso con una forchetta delicatamente andiamo a creare dei solchi sopra, in questo modo. Biscotti pronti, adesso li andiamo ad infornare a 180 gradi, 10 minuti, forno statico. Un bel